Il mio sogno è che questa arte non vada persa. Il mio lavoro per tanti anni è stato quello di restaurare e riprodurre le cornici antiche dall'epoca del 500 fino all'epoca del 1800. Giuseppe Marchiorello, nella sua formazione, ha approfondito sia la scuola veneziana sia quella fiorentina, frequentando le botteghe di grandi maestri artigiani, oggi sempre più rari. Oltre al restauro e alla riproduzione di antiche cornici, Pino ha dato vita a creazioni originali, dove stili e metodi di lavorazione antichi sono fedelmente rispettati. Ho unito in questi lavori il passato con il presente. Questa, alle mie spalle, potete vedere, è una classica cornice tra il 500 e il 600 di stile fiorentina. Mentre quest'altra è un'idea mia, dopo anni di esperienza e tecnica, che ho voluto eseguire nella maniera... L'originalità di questa cornice, guardandola, è semplicissima. È solamente fatta di una tavola unica, leggermente bombata, però la tecnica è quella del passato. Allora, la decorazione che vedete in questa specchiera l'ho voluta fare un po' a prezzemolo. Sarebbero delle foglioline molto sottili che ne potete vedere una simile al Museo Civico di Bassano del Grappa. Qui vedete tutto un disegno di fogliame, dei racemi, dove io poi con il brunitore lucidavo la parte che a me interessava, lasciando le altre foglie sottostanti opache, per dare senso al disegno e nello stesso tempo dare anche una certa profondità. Osservando attentamente da vicino questo disegno, vedete un rametto che parte dal sotto, che si unifica molto sottilmente, e le foglie che vengono anche data una svolta all'interno in questa puntina qua, con l'esterno. Quindi ho fatto con la brunitura l'esterno lucido e l'interno l'ho lasciato opaco, così pure le ultime tre finali. Per una fortunata coincidenza avevamo precedentemente avuto l'occasione di seguire alcuni momenti di questo delicato lavoro, in particolare la fase della stesura dell'oro zecchino. Allora, abbiamo qui davanti la foglia d'oro zecchino, che poi la stendo sopra il cuscino, taglio a pezzettini, faccio una leggera pressione elettrostatica ai capelli, prendo la fogliolina, bagno leggermente con acqua e la vado a stendere. Eccolo. Una volta steso tutta uniforme l'oro, la fogliolina d'oro, prendo uno strumento, ce ne sono di diverse misure e di diversi disegni, ne prendo una e questa la struscio nel mio grembiule per riscaldarlo un pochino ed inizio a lucidare l'oro che avete visto stendere prima. Eccolo qua. Ed ecco che l'oro prende la sua lucentezza e rimane così per sempre. Se osservate, la parte opaca tra una foglia e l'altra la decido io a seconda della motivazione che devo fare. Questa è lucida, questa è opaca, questa è lucida con, girando la fogliolina, la lascio opaca proprio nella puntina per far vedere il movimento della foglia stessa. Anche il tiglio, albero noto per la sua longevità, perché può vivere fino a 1000 anni, è un elemento essenziale di questo lavoro. Altro elemento che si usava anche nei tempi passati è il tiglio. Il tiglio è un grande amico dell'uomo, che lo potete trovare comunemente lungo le vie, in casa, a qualsiasi parte, perché è un legno che si usa moltissimo, perché è un legno molto adatto per fare le sculture, per fare l'intaglio, ma soprattutto che assorbe bene per finire con la doratura. Pino non si fermerebbe mai di illustrarci altre cornici presenti nella sua collezione privata, ciascuna con la sua aderenza agli stili e tecniche del passato. Ognuna trae ispirazione dalla sua esperienza e si sviluppa in motivi originali e adattabili ai più diversi ambienti.
qualcuna di complessa e difficile costruzione sarà oggetto di una specifica videodocumentazione. Grazie ai materiali e alle antiche tecniche, questi lavori per mille anni dureranno ancora. In appendice una curiosa traversia con un foglio di oro zecchino, che rende l'idea della sua estrema leggerezza. Non si può toccare con le mani, altrimenti si dissolverebbe. Spalmato centimetro dopo centimetro, l'oro sarà letteralmente assorbito e formerà un tutt'uno con il legno. Come un affresco murale, si compenetra con il muro stesso.